Ciao, benvenuto a questo evento dal vivo con me, Robin Good, e insieme a te per guardare insieme 15 esempi di siti di nicchia italiani costruiti per risolvere un problema specifico. Qual è la ragione per cui sto facendo questa cosa? La mia ragione è quasi una crociata, e cioè il voler cercare di divulgare tutto ciò che può aiutare chi vuole fare qualcosa di diverso, chi vuole impegnarsi per costruire qualcosa di interessante online, chi crede di poter trovare una strada migliore a ciò che ha trovato fino adesso nel mondo del lavoro. Per queste persone il mio obiettivo è quello di fargli vedere che senza dovergli vendere nulla, senza dover promuovere dei miei interessi o delle mie iniziative, esiste la possibilità di guardare là fuori e di confrontarsi con chi già ha mosso i primi passi e sta ottenendo anche in alcuni casi dei risultati interessanti. Quindi il mio obiettivo, che poi declino meglio, è un po' questo, quello di aiutare chi ci crede ma ha un po' di dubbio e perplessità, che l'andare a sbattersi dentro una nicchia precisa, stretta stretta, sia veramente la strada migliore. Quindi questo è il mio obiettivo per oggi, mi lancio dentro e trovo subito il mio amico, Robin! Ma perché dici sempre che le nicchie sono il futuro per chi ha un business online? Ottima domanda, la mia risposta è semplice, diretta e puntuale. Ci sono una serie di fattori e il primo perché è perché ci sono talmente tante informazioni là fuori che prima di dovermi preoccupare di andare a inventarmi un'idea, sperando che funzioni nel mercato, a costruire un software, un programma, un motore di ricerca, un social network, con tutte le difficoltà che ci sono nel programmare, trovare le risorse, i soldi per pagarle e realizzarlo, ci sono così tante informazioni là fuori, disorganizzate, incasinate, che la capacità semplicemente di ordinarle, selezionarle, renderle fruibili è in assoluto, secondo me, l'opportunità del futuro, perché siamo o non siamo nell'età dell'informazione, siamo o non siamo, stiamo o non stiamo transitando dall'età industriale a questo nuovo modo di fare lavoro, produrre valore, diventare sostenibili in tante maniere. Se tutto questo è vero, se siamo all'età delle informazioni e tutto gira nel poterci accedere, nel conoscerle, quelle giuste, al momento giusto, è chiaro che l'organizzare questa grandissima abbondanza di informazioni che ci sovrasta in questo momento è una chiave per cavalcare il futuro. Numero due, perché secondo me internet di sua natura favorisce e rende più visibile chi si occupa di qualcosa di specifico, anche perché internet così com'è fatto adesso, ma non è tanto differente da me o da te, ha più facilità a capire quando una persona è appassionata, è specializzata e competente in qualcosa e a classificarla, che non quando c'è qualcuno che sa di tutto e di più. Ovviamente ci sono delle eccezioni, ma se in generale la maggior parte delle persone è competente o vuole apparire come competente su tanti argomenti, diventa difficile, uno, classificarla e due, suggerirla quando qualcuno sta cercando una soluzione a un problema specifico, perché non è che andiamo su internet e diciamo fammi vedere un po' che succede in giro, allora andiamo sul sito di un giornale, ma se no, se non vogliamo socializzare o aggiornarci con i media tradizionali trasbordati su internet, stiamo cercando qualcosa di specifico. Numero 3, perché su internet una piccola azienda non ha assolutamente bisogno di avere milioni, centinaia di migliaia, ma nemmeno decine di migliaia di utenti per poter essere sostenibile. Per questo la preoccupazione, il terrore, la frustrazione di mi butto in una nicchia, poi come faccio? Ci stanno quattro gatti lì. Non è giustificabile, perché se quei quattro gatti sono qualche centinaio di persone, già in molti casi si può creare un piccolo
business legato alle informazioni che può essere sostenibile nel tempo. Quindi, numero 4, direi che perché Robin, una nicchia è così importante per il futuro? Secondo me anche perché un'attività online basata sulle informazioni può essere veramente sostenibile se abbandoni un attimo il pensare ai vecchi media o al vecchio modo di fare business, se riesci un attimo a sganciarti, capisci bene che su internet se io cerco di intercettare un bisogno specifico, un'esigenza specifica, riesco poi con più facilità a costruire delle cose che soddisfino quell'esigenza specifica. Ma se io parlo di web marketing per le aziende, o parlo di pesca in generale, o di come stare in salute o vivere meglio, e quelli che attiro sono così diversi, variopinti, che poi è difficile soddisfarli tutti quanti. Rischio di soddisfarne solo alcuni, di scontentarne altri, o di accettare compromessi che non mi fanno diventare un referente di qualità per chi ha quel problema, non una serie di necessità, perché ognuno ce le ha diverse. Quindi secondo me le nicchie sono importanti per il futuro, perché è l'unica maniera, tra l'altro in questo momento, se io cerco su Google, su Bing, su un altro modo di ricerca, se sono in una nicchia posso essere visibile, ma se non sono in una nicchia mi scontro con siti, concorrenti, blogger che sono lì da un sacco di tempo, magari, e contro i quali per me è difficile combattere da zero, perché loro hanno avuto tempo di crearsi contenuti, avere link dagli altri siti che gli hanno consentito di acquisire autorevolezza, mentre io queste cose ancora non le ho. Per cui se voglio facilitarmi anche il cammino, se non riesco a vederne la logica, già solo il fatto che capisci che più stringi e meno concorrenti ci sono, e sei dato per buono quello che ti dico io personalmente, Robin Good, che cioè non devi puntare al grande traffico, non è quello che ti interessa, ma devi puntare a un traffico anche modesto, ma molto mirato, di persone specificamente interessate a quella cosa che tu hai da offrire. Un altro motivo per cui le nicchie sono il futuro del business online è perché le persone, secondo me, tu fai bene a non credermi, fai bene a essere scettico, ma sei venuto qua per sapere io come la vedo, e quello che vedo io è che le persone, cioè io mi riconosco e riconosco i miei amici, le persone che incontro in giro in questo profilo, cioè le persone vogliono acquistare da chi si possono fidare, a meno che non ci sia alternativa. Cioè io preferisco acquistare una cosa da chi conosco, anche se mi dà una marca che non conosco ad un prezzo un po' più basso che mi farebbe preoccupare altrimenti, che non da una marca spettacolare, conosciuta da tutti, prestigiosa, sicura, eccetera. Io tendo sempre di più ad andare dalla persona fidata che mi dà un consiglio sicuro, perché dell'avere il marchio prestigioso mi interessa fino a questo punto, ciò che mi interessa è la qualità. In alcuni casi mi può interessare il risparmio, e quindi questo rapporto di fiducia con qualcuno che mi consiglia qualcosa fa la differenza. Quindi le persone vogliono acquistare da chi si possono fidare, perché è riconoscibile, ci mette la faccia, è uno specialista, un esperto del settore, mettila come vuoi, ma la direzione è quella lì. Abbiamo finito di essere rimbambiti e di berci tutto quello che ci dicono le pubblicità e cominciamo a ragionare con la testa nostra, e anche se non viene dal nome altisonante, ma fa quello che ci serve ad un prezzo onesto e qualcuno che rispettiamo ce lo consiglia, lo compriamo o no? Io penso di sì. Ne ho ancora qualcuno, e questi motivi fanno tutta la differenza, quindi abbi pazienza, ancora un minuto o due per vederli bene questi motivi, perché poi fanno la differenza nel valutare come se fare un sito di nicchia e che cosa metterci dentro. Quindi aggiungerei che le nicchie sono il futuro del business online, perché chi ha bisogno dei tuoi servizi o dei tuoi prodotti ma non ti conosce, che cosa fa? Non è che scende su un marciapiede sotto casa e dice: ehi, ma chi sei? No,
forse guarda sul giornale se è una persona ancora legata alle vecchie abitudini, ma se è una persona sveglia, la cosa che farà è andrà su internet e cercherà usando il suo browser e delle parole chiave una soluzione al problema che ha, all'interesse che vuole coltivare, all'esigenza che non è riuscito a risolvere. Quindi le persone sono già là fuori che usano internet per cercare qualcosa di specifico, non per cercare delle cose generiche. Le nicchie sono importanti, decisive, forse l'unica strada per chi vuole andare sul web e non è una multinazionale, perché solo rivolgendosi ad una nicchia specifica, secondo me, è possibile dare piena soddisfazione a chi ti segue, perché appunto non mirando più ad averne tanti. Guarda quanto traffico c'ho! Guarda quanti like, quanti mi piace mi hanno fatto! Sì, ok. Ma per guadagnare reputazione, autorevolezza, credibilità e poi come conseguenza i soldi, ti serve prima di tutto di avere un set, un gruppo di persone, io la chiamo una tribù, che abbia un'esigenza comune, perché se tu ti allarghi, se la tua nicchia è ampia, da te verranno persone che hanno esigenze diverse, quelli che lo vogliono fare per un motivo, quelli che lo vogliono acquistare, quelli che sono curiosi e ne hanno sentito parlare, quelli che stanno a zero completo, quelli che sono già esperti. Come fai ad accontentarli tutti? Per questo è un buon motivo stringere sia su cosa offri, sia a chi lo stai offrendo. E infine che ci metterei? Direi che più larga è la nicchia e più quindi hai a che fare con esigenze, tipi di persone, problematiche differenti. E quindi questo ti fa impegnare molte più risorse, tempo e probabilmente anche soldi per soddisfarle tutte. Se invece scegli appunto di stare stretto stretto, nonostante questa cosa, psicologicamente, intellettualmente, in base al tuo background, a quello che ti sei messo in testa e vorresti fare, ti sembra una cosa troppo umile, ma perché solo così stretto? Ma io potrei servire questi, questi, questi e questi. Ok, guarda, questa cosa che senti è assodata, non ce l'hai tu questa sensazione di oddio sto stringendo troppo, è normale. Tutti quelli che fanno questo percorso sbattono in questa sensazione. Che ti posso dire, essendoci passato tante volte con tante persone, che è una sensazione che ti devi mettere dietro, che ciò che conta realmente è avere 50 persone che ti pagano ogni mese e non avere 10.000 visitatori sul sito e zero entrate. Siamo d'accordo su questo? E allora puntiamo a questo insieme. Questi, mio caro amichetto, che sei venuto prima a domandarmi perché dici sempre, Robin, che le nicchie sono il futuro perché è un business online, questi, secondo me, questi 9, sono dei buonissimi motivi perché, per cui, o in base ai quali, io mi sono convinto che non c'è una strada diversa, più efficace di questa per creare un business, un servizio utile alle persone, costruito intorno alle informazioni, online. Quindi, ti ho soddisfatto? Ok, chiaro. Ora sono curioso di vedere gli esempi. Ma ho una ultima domandina. Ma questi siti che mi fai vedere ora, Robin, con che criteri li hai selezionati? Ottima domanda. So che me ne fai sempre una di questo tipo. Mi sono preparato e è giusto che tu me lo domandi, perché sennò uno, ecco, si potrebbe domandare sono dei tuoi favoriti, sono raccomandati, sono amici tuoi, è gente che ti ha pagato, in qualche modo ti fa guadagnare, quindi voglio dichiarare prima quali sono i criteri secondo i quali io ho selezionato i siti web che adesso ti voglio far vedere. Allora, numero 1, intercettano un problema specifico, chi più chi meno, ma direi al 99% i 15 che vedi adesso vanno a intercettare una situazione, un problema, un'esigenza specifica. Non parlano del più del meno. Molti
di quelli che mi hanno scritto per suggerirmene altri, ecco, magari mi hanno mandato in alcuni casi delle cose fantastiche che userò in futuro, nei prossimi eventi, in altre cose un po' troppo generiche. Quindi criterio numero 2, sono costruiti intorno a dei contenuti di valore free. Che vuol dire? Vuol dire che questi siti non sono costruiti principalmente intorno al fatto che ho un software che fa qualcosa, che io metto il mio nome e mi collega a degli altri o mi calcola delle cose o ci posso disegnare. No, è costruito intorno all'aver organizzato delle informazioni e al metterle immediatamente a disposizione di chi visita il sito senza chiedere nulla in cambio. Qua forse non tutti gli esempi sono perfetti al 100%, ma siccome io sono andato a scegliere anche qualcuno che sta muovendo i primi passi, questo è dovuto solo al fatto che si è mosso la gamba sinistra, la destra sta ancora per aria e sta arrivando al posto suo. Criterio numero 3. Rappresentano non un'idea, non una scommessa con il mercato, non una cosa da Silicon Valley, ma vanno a cercare un reale interesse del loro imprenditore. Quindi qua non c'è qualcuno che vuole fare dei soldi come primissimo obiettivo, ma c'è qualcuno che vuole prima di tutto curare un qualcosa che lo appassiona. Ho studiato per 10 anni queste cose, però faccio un altro lavoro, sono appassionatissimo di questo, ma non ho uno sfogo se non andare 2 volte al mese là, eccetera, eccetera. Cioè, questo tipo di siti è costruito da persone che hanno un reale interesse per quella cosa, prima ancora di avere un interesse per guadagnarci sopra. Quindi secondo me questo non è un fattore secondario, se non altro produce dei risultati secondo me un po' diversi da chi parte direttamente con i soldi in testa. Numero 4, li ho selezionati perché danno valore, forniscono informazioni utili prima, ripeto, prima di cercare di vendere qualcosa. Già metto le mani avanti, se vedrai qualcosa che non è perfettamente così, avrai tutte le ragioni a lamentarti. I siti che fanno questo tipo di cose sono pochissimi, sono dei pionieri, io li categorizzo, delle persone veramente che sono andati più in là e che hanno un'etica forte, un interesse di fare delle cose utili non solo per se stessi e per il proprio guadagno, ma anche per gli altri. Quindi ci potrebbe essere qualche piccola eccezione, ma solo perché stanno in alcuni casi muovendo i primi passi. Che altro ciò? Ciò che ho scelto come criterio è il fatto che non hanno usato dei capitali di investimento, non hanno trovato dei partner, dei venture capitalist, dei fondi, delle banche, ma hanno fatto tutto da soli. E non li ho scelti perché poi sono dei siti belli. Cioè, questo poi sta all'interno della tua capacità di vedere il bello e dei gusti personali. Quindi io non ho scelto in base a quanto sono fighi, belli, che bella figura fanno, ma strettamente in base a quanto sono immediatamente utili a chi ha un certo problema. Quindi potresti vedere delle cose che dici, ma ecco, non voglio dire di più, però ti ripeto, non li ho scelti per il fatto che sono belli, perché non credo sia importante quando qualcuno che va online sta cercando di risolvere un problema e vuole una soluzione immediata al suo problema. Lui vuole delle informazioni, certo, se poi queste sono impacchettate in maniera più carina, ordinata, leggibile, illustrata, tanto meglio. Ma allorché queste alternative non ci fossero, ci va bene anche il risotto in bianco col parmigiano, no? Concludo, perché so che puoi vederli, fremi, giusto? Quindi concludo, perché, anche se ti ho detto all'inizio un po' quali sono le mie motivazioni, perché ti sto facendo vedere questa selezione di 15? Numero 1, perché voglio farti vedere che esiste una strada alternativa, che non c'è solo la strada di fare i soldi online, impara rapidamente come fare i soldi online, come guadagnare, fare soldi, web marketing, fare soldi. Non c'è solo quello, oppure quell'altro che è tipo giacca e cravatta,
c'ha la laurea alla Bocconi, oppure ha studiato, oppure magari non è uno di quelli lì, però pensa che bisogna fare il business plan, andare a fare tante presentazioni, trovare il venture capitalist, farsi finanziare, costruire il software, eccetera. Questi due hanno tutto, i primi un po' meno, i secondi hanno tutto il mio rispetto, perché io non ho niente in contrario a quello che fanno loro, ma io vorrei sfatare l'idea che o quello o quell'altro. Diciamo, c'è una terza via e secondo me, per quanto umile, per quanto modesta agli occhi di tanto, per quanto potrai schernirci dicendo, vabbè, ma questi sono stupidaggini, una specie di blog che danno delle informazioni su un argomento, ma non hanno a che fare con una startup, io me lo lascio scivolare addosso, perché penso che il valore verrà fuori nel tempo. Lasciamoli sfogare quindi quelli che vogliono fare i soldi subito e velocemente, e anche quelli che hanno le possibilità, le capacità e la voglia di fare tecnologia costosa che richiede tempo e risorse e scommesse con il mercato. Il mio secondo obiettivo è quindi di illustrare che ci sono degli esempi concreti, che non è solo una fantasia nella mia testa che da qualche anno mi porto dentro, ma che cominciano a esserci più di un esempio, direi presentabile. Direi concreto, tangibile. Numero 3, vorrei farti rendere conto, per quanto di nuovo potrebbe sembrarti marginale, che questi sigarelli qua che adesso ti faccio vedere, in molti casi, nella stragrande maggioranza dei casi, creano un valore sociale, cioè un qualcosa di utile non soltanto a chi l'ha creato, ma anche alle altre persone che li vanno a visitare e che magari non acquisteranno o pagheranno mai nulla su quel sito. E infine lo faccio, il mio obiettivo è di sottolineare il fuoco che hanno questi tipi di start-up che io chiamerei tentativamente info start-up perché basate sulle informazioni piuttosto che sulla tecnologia, sottolineare quanto è importante per questi siti il dare. Forse ho qualche esempio, anzi, che ci aiuterà a distinguere meglio quanto è importante dare, dare, dare subito e gratuitamente, perché se sono vere le premesse che ti ho detto all'inizio, e cioè si va verso l'acquistare da chi è competente, da chi ha conquistato la mia credibilità e fiducia, allora è importante capire che per poterla conquistare questa autorevolezza, non è che io basta che faccia un bel sito e ti dico che c'ho un ebook se mi dai il tuo nome email. Ma te chi ti conosce? Ma perché ti dovrei dare il mio nome email? Ma chi ti ha mandato? Ma sai quanti altri mila ci sono come te che vogliono il mio nome email? E tu saresti il guru del marketing? Ma che hai fatto? Ma che cosa hai da offrirmi? Saresti il guru di farmi perdere il peso? Ma perché? Fammi vedere la tua foto prima e dopo. Fammi vedere quante persone hai curato. E quindi voglio dirti, per costruire questo valore, credibilità, fiducia da parte degli utenti, è essenziale il fatto che bisogna dare prima delle cose per cui loro vedono, leggono, capiscono chi sei e che cosa puoi offrirgli gratuitamente e solo dopo possono cominciare a dire, ah, ma se mi dà tante cose utili gratuitamente, ma allora se compro il suo corso, il suo ebook, il suo DVD, beh, che vuoi che non ci sia roba che mi fa piacere? C'è in questa roba gratis? Questo è il modo nel quale dovresti ragionare, secondo me. Quindi se sei pronta, se sei pronto, fammi vedere un po' se mi puoi scliccare la manina che hai sul pannellino di destra dello schermo per così sgranchire un attimo qualche muscolatura del corpo e farmi vedere che sei attivo, pronto e che sei pronto a tuffarti insieme a me, vedere questi 15 esempi, io mi getto, ma fammi vedere le manine, quante ce ne sono alzate? Quasi 200, wow ragazzi, andiamo forte. Allora Robin, c'è ancora lui, fallo entrare. Eccoli qua, sei pronto? Sei pronta? Allacciati bene le cinture che si parte. Numero 1, problema specifico intercettato, come trovare finanziamenti della regione a fondo perduto. Attenzione, adesso io non è che mi perdo nel navigare dei siti, farti vedere dentro come sono fatti, eccetera. Ti faccio vedere l'essenza, la loro home page, e ti faccio capire dove si sono posizionati e che cosa stanno facendo per tenersi in piedi lì.
La prossima volta invece vado ad approfondire dentro i siti per farti vedere quali delle cose che fanno la differenza. Quindi salto dentro a questo progetto, eccolo qua, contributi, regioni, euro, finanziamento e fondo perduto. Bingo ragazzi! Questo sito gratuitamente ti dà una marea di informazioni su dove trovare contributi da regione che sono in soldi contanti, suonanti, che vanno a fondo perduto, che quindi vengono spesi per attivare delle nuove piccole società, delle nuove attività imprese, li puoi cercare per regione, li puoi cercare per tipo di attività, puoi vedere le storie di chi, qualcuno che è passato già di qua, che ha raccolto queste informazioni usate, che è riuscito ad ottenere finanziamenti anche per delle attività personali, educative, sociali, quale può essere un asilo, ed è riuscito a portare a casa questi soldi. Io sono positivamente impressionato da questo sito perché fa esattamente quello che c'è da fare oggi, va a raccogliere delle informazioni utili che ci sono là fuori, le va a organizzare, a mettere in ordine, ad estrarre quello che c'è di importante e le offre a chi sta cercando esattamente queste cose. Quindi come trovare finanziamenti dalla regione a fondo perduto? Lo trovi su contributiregione.it, è un progetto di Fabio Centurioni e Francesca Crescentini, ai quali vanno assolutamente i miei complimenti. Numero 2. Non sono in classifica, non sono in ordine di importanza, non sono prime più bravi o i meno bravi, sono mischiati insieme. Problema intercettato, come trovare divertimenti, alloggi e attrazioni a Roma per turisti brasiliani. Eccolo qui. Chi è? È il sito di Daniele Di Gregorio, vecchia conoscenza del web, che dopo Icaronet si è lanciato sul nuovo fronte e avendo maritato una dolcissima fanciulla brasiliana, ha deciso anche di mettere a frutto le sue passioni e competenze, quindi avendo un piede in Brasile e uno in Italia, specificamente a Roma, ha detto ma perché non intercettiamo i brasiliani che vengono a Roma e gli aiutiamo a trovare tutto ciò che c'è di interessante, dagli alloggi ai divertimenti, agli alberghi, dove possono affittare il loro motorino o la loro macchina, quando vengono qui a Roma. La cosa ha funzionato talmente bene, tra l'altro utilizzando una efficace partnership con Booking.com, che ora si stanno aprendo una serie di altre declinazioni di Dicas de Roma su altre città d'Europa, meta preferita dei turisti brasiliani. Quindi nicchia precisa, trovare alloggi, interessi e attrazioni per chi è un turista brasiliano che viene a Roma. www.dicasderoma.com.br, progetto di Daniele Di Gregorio, al quale vanno i miei sinceri complimenti per questa cosa che ha portato avanti con gran fiducia e perseveranza. Numero 3. Problema specifico intercettato, come promuovere la propria musica per musicisti e gruppi indipendenti. Ti faccio notare quanto sia importante per questi siti di nicchia individuare, quindi non solo una nicchia, ad esempio, come promuovere la propria musica, ma specificare sempre, quando possibile, un gruppo specifico di persone al quale ti vuoi rivolgere, perché questo fa tutta la differenza nel mondo e quindi qua ci rivolgiamo nello specifico ai piccoli musicisti, agli emergenti, ai nuovi gruppi, a quelli che non lavorano ancora per un'etichetta discografica. Ed eccolo qui, promuovere musica, sicuramente un sito ricchissimo di contenuti interessanti che vogliono aiutare proprio chi, facendo il musicista indipendente, non sa dove andare a sbattere il naso, non vuole leggere cose americane, inglesi, o in altre lingue, vuole capire che cosa può fare per farsi conoscere, fare dei concerti, riuscire a diffondere la sua musica. Progetto che voto positivamente, si chiama www.promuoveremusica.it di Gianluca Abbadessa. Complimenti Gianluca, sai che credo nel tuo progetto, credo di aver ispirato in qualche maniera un po' l'approccio che porti e ti faccio complimenti perché i contenuti che stai pubblicando sono di grande spessore.
Numero 4. Problema specifico intercettato: come fare marketing su Facebook per aziende e professionisti. Questa è una vecchia conoscenza dei miei eventi, perché l'ho citato almeno un'altra volta, anche se ormai più di un anno fa, e si tratta di Facebook Strategy, il sito di nicchia, il servizio di nicchia offerto da Alessandro Sportelli. In questo caso, grande credibilità e autorevolezza da una persona che ha investito molti anni sul fronte del web marketing, ma poi ha capito che andare su una nicchia più precisa, quale il marketing su Facebook declinato sia per le aziende che per i professionisti, poteva dare i suoi frutti. Come vedi, ci sono 36.000 fan su Facebook, c'è la possibilità di acquistare dei servizi a pagamento e c'è, anche se non in misura così sostanziosa come in alcuni degli altri esempi che hai visto e che vedremo, del materiale utile e di valore immediatamente accessibile. Forse qui non ce n'è così tanto, perché Alessandro Sportelli si è già guadagnato nei passi precedenti una certa autorevolezza e credibilità, ma senza dubbio penso che non danneggerebbe anche chi come lui ne ha già tanta di aumentarla agli occhi di chi lo scopre oggi, lo conosce oggi, e che quindi si ha la possibilità di scaricare una guida senza dare il nome email, di poter vedere una serie di video o una collezione curata in PDF di articoli o guide su qualche argomento, ha la possibilità di conoscere meglio Alessandro, le sue capacità, la sua serietà, e quindi poi di approfondire con maggior tranquillità l'opportunità di acquistare eventualmente uno dei suoi servizi. Come fare marketing su Facebook per aziende e professionisti? Questo è il programma intercettato da www.fbstrategy.it di Alessandro Sportelli. Nessuna di queste persone mi ha contattato per essere inclusa, nessuna di queste persone mi sta facendo qualche favore in cambio. Se sono presenti qui sono esclusivamente perché li ho scelti io, e dopo averli scelti gliel'ho comunicato nel caso desiderassero non essere pubblicizzati. Il prossimo credo sia il numero 5, se non ho perso il conto. Il problema specifico intercettato è come lasciare tutto, bella zio, e cambiare vita. Che vuol dire? Che c'è qualcuno che si è preoccupato di mettere su un sito per quelli che vogliono, si sono proprio scassati e vogliono andarsene a vivere da un'altra parte, abbandonando tutto quello che hanno in questo momento. Si chiama Voglio Vivere Così ed è un sito dove trovi informazioni specifiche sull'argomento, soprattutto trovi un ricco forum dove le persone si aiutano, si fanno domande, si scambiano consigli, e dove l'autore stesso è un rappresentante ideale della tribù alla quale si rivolge, perché lui prima di farlo è andato a realizzare il suo sogno, si è trasferito in un posto bellissimo su un'isola e ha deciso di vivere come voleva lui. Lasciare tutto e cambiare vita, Voglio Vivere Così, il progetto di Alessandro Castagna, che trovi, puoi andare a esplorare comodamente quando vuoi, a www.voglioviverecosi.com, mi raccomando. Numero 6, problema specifico intercettato: come imparare a fare telemarketing e vendita telefonica per gli operatori del settore. Ora, non storcere il naso quando lo vedi subito e dici: ah, ma guarda, questo è sfrontato, vende subito. Ferma un attimo, guarda bene cosa ti offre. Corso online di vendita per call center e telemarketing dedicato a quelli che sono gli operatori del settore, va bene? Adesso guarda qui a sinistra, guarda, segui il mio mouse. Facciamoci una chiacchierata insieme senza nessun impegno. Un'ora gratis, la prima ora gratis, poi dopo chiede 25 euro, quindi già solo da qui, cioè, mi vuoi parlare? Ti interessa questa cosa? Io ti do un'ora del mio tempo gratis, in più il sito raccoglie e fornisce informazioni approfondite su tutti gli aspetti della vendita e del telemarketing, ci sono delle persone che già seguono dei corsi e condividono informazioni utili. C'è quindi la situazione che ho descritto prima, valore fornito apertamente,
gratuitamente prima di chiedere qualcosa in cambio. Come imparare a fare telemarketing e vendita telefonica, www.massimoconsulting, bravo Massimo e bravo Frigerio, grazie per aver condiviso questo progetto, avermelo fatto conoscere, e non posso farti i miei migliori auguri. Numero 7, problema specifico intercettato, come e dove pescare in Puglia. Ma siete dei grandi o no? Ma secondo me proprio sì. Cioè, questi signori qua, che sono, credo, un gruppo di amici, io non li conosco di persona, ma li ho scoperti grazie ai consigli che tu e altri mi date ogni giorno su Facebook, scrivendomi delle mail, insomma, facendomi arrivare i vostri suggerimenti, ho scoperto pescanet.it. Qua trovi un sacco di informazioni utili, articoli, itinerari, c'è un forum dove fare le domande e chiedere qualsiasi cosa, tutto specificamente su pescare in Puglia. Pescare in Puglia al mare, pescare in Puglia nel fiume, quindi io direi che se fossi appassionato di pesca e vivessi in Puglia, ringrazierei tutti questi ragazzi che sono Marco, Pantaleo, Sergio, Francesco, Giovanni e Nicola per aver creato questo sito di nicchia, perché hanno la possibilità di intercettare un bisogno, un interesse, una passione specifica che loro hanno già come passione, e intorno a quello sicuramente ci sono molteplici possibilità poi di diventare sostenibili, perché ci sono fornitori di te che offrono prodotti e servizi in quel settore, strutture che, dalle quali si può andare probabilmente a pescare, e tutto un indotto di cose interessanti, incluso il poter imparare delle tecniche, fare dei corsi, scaricarsi delle guide sugli ami che funzionano meglio in Puglia, che possono soddisfare appieno un'iniziativa di nicchia come questa qui. Numero 8. Come imparare a creare landing page efficaci. Questo è un progetto sicuramente più conosciuto da chi opera nel settore del marketing, della promozione online, si chiama Mastering Landing Pages ed è stato realizzato da due personaggi che sono riconosciuti per la loro autorevolezza e credibilità proprio nel settore del marketing sul web. Le landing pages, se non ne hai mai sentito parlare, sono le pagine di vendita, le pagine di atterraggio letteralmente, e questo, chiamiamolo mini sito, è dedicato proprio a fornirti queste informazioni. In particolare il valore free che viene offerto è limitato ai template di landing page, e nonostante usi questo termine che può sembrare un po' negativo, è di grande valore poter accedere a dei template e delle istruzioni di riferimento base su come costruire una pagina di atterraggio. A chi si appassiona a quello che Filippo Toso, e perdonami veramente perché è colpa solo e soltanto mia di non aver scritto e aver lasciato questi terribili X alla partner di Filippo, della quale chiedo bene, mi sfugge il nome in questo momento, cercherò di riparare assolutamente entro la fine, anzi chiedo alla regia gentilmente, che può cliccare sul web browser e andare nella sezione chi siamo, di darmi la possibilità subito di riparare a questa mia svista. Dicevo, Filippo e Valeria, se non vado errato, hanno fatto di tutto per aiutare chi non è familiare con questo argomento di poter muovere i primi passi, vedere dei riferimenti, guardare qualche video, leggere dei contenuti e approfondire eventualmente dopo la possibilità di studiare o di mettersi in proprio a fare queste cose. Problema specifico sarà il numero 9? Ma penso di sì. Come e dove praticare sport in Italia per chi è diversamente abile? Che vuol dire? Vuol dire che se sei una persona diversamente abile e sei appassionato di sport, un'informazione per te è essenziale, sapere dove e come puoi andare a fare questo sport e vedere esempi di altre persone che sono diversamente abili e fanno sport e le soddisfazioni che raggiungono, scoprire quali sono i centri vicino a te, quali sono gli alberghi dove puoi alloggiare che sono attrezzati. Tutte queste sono informazioni utilissime, condite da
tantissimo, veramente in questo caso una valanga di valore free, perché abbiamo interviste, programmi, news, storie di persone diversamente abili in Italia che godono e vivono felicemente lo sport che più li appassiona. Come dove quindi fare sport in Italia per chi è diversamente abile? Il progetto è www.abilitychannel.tv ed è il progetto di Michelangelo Gratton. Numero 10. Come creare una solidità economica che finanzi i tuoi obiettivi e desideri. In altre parole, come fare a gestire le tue economie personali di modo che non stai sempre in rosso e anzi magari riesci a risparmiare qualcosa per fare gli investimenti e gli acquisti che vorresti fare. Si chiama Bilancio Familiare Personale ed è un sito dedicato proprio ad aiutarti a cominciare a gestire meglio queste cose. Infatti la prima offerta che vedi qui davanti, anche se preferirei che non chiedesse nemmeno il nome di me, perché il valore free per me è dare subito senza chiedere nulla ma nulla in cambio. Poi se mi è piaciuto quello e mi dai il plugin per Excel o mi dai in altre 20 colonne che fanno delle formule speciali, allora ok, ma fammi apprezzare prima di chiedermi qualcosa. Chiusa parentesi per questo commento critico, il sito, se lo vai poi a visitare, vedrai che è molto interessante. È fresco fresco, non è neanche ancora completo, credo stiano completando diverse sezioni, e questo sito, qua è inutile che mi nascondo perché sennò poi magari mi si ritorce come un boomerang, creato da Cristian Roncarolo, che si chiama bilanciopersonalefamiliare.it, è un frutto del lavoro che faccio nel Pop Campus, dove do una mano a chi piccolo, indipendente, senza venture capitalist, cerca di creare questi tipi di progetti, quindi non in maniera diretta, nel senso che io non ho parte nel design di quello che vedi, ma solo nell'avere in qualche modo ispirato la strategia di comunicazione e vendita e l'approccio sul web che un sito di nicchia come questo utilizza. Numero, ho perso il conto, stavolta penso che sono a 11, era già 10. Numero 11 è problema specifico, come ottenere prestiti e finanziamenti per dipendenti e pensionati, molto preciso, molto specifico. Si chiama Presto Quinto ed è il lavoro di Alberto Consoli, già studente del Pop Campus, dove ha rifinito molto questa idea che lui già aveva, ma che voleva portare ad un livello superiore. Gli devo fare i complimenti perché penso che ci sia riuscito molto bene. Come ottenere prestiti per dipendenti e pensionati, con un fuoco particolare sulla cessione del quinto per i dipendenti e pensionati, dove lui fornisce una guida completamente gratuita, offre la possibilità di ottenere un preventivo e tutte le informazioni che si vogliono per ottenere prestiti o finanziamenti senza dover pagare nulla. Mi sembra una soluzione di nicchia che, anche se non in maniera massiccia come Ability Channel, che veramente ti riversa addosso una valanga di cose utili, di informazioni, di video, offre comunque informazioni utili, immediatamente fruibili a chi ha questo problema e dà la possibilità poi di esplorare di più. Dovrebbe essere, quindi sarà 11, sarà il 12 questo, e il problema è quello di come girare il mondo lavorando con internet. Sono un po' la bandiera dei progetti nel Pop Campus e sono i nomi digitali che si rivolgono a una tribù cugina di quelli che vogliono lasciare tutto e vogliono vivere in una certa maniera e che in particolare vogliono far leva sulle opportunità che internet offre per girare il mondo, per viaggiare continuamente e per fare un tipo di vita diversa da chi si fa assumere, vuol fare carriera, si stabilisce, mette su famiglia, tenda e quant'altro in un posto specifico. Quindi sono molti giovani, ma non solo anagraficamente, sono giovani soprattutto nello spirito che sono interessati a incrociare questi due interessi, quelli di internet e quelli di viaggiare, facendo delle cose innovative e speciali con degli strumenti e dei servizi particolari.
i miei complimenti a Diego e a Alberto, come girare il mondo lavorando con internet. Questi sono i nomadi digitali, li trovi a www.nomadidigitali.it e dove trovi un sacco, nuovamente qui, di valore gratuito, senza che ti venga chiesto nulla in cambio, neanche un'email. In particolare ti raccomando di andare a vedere, guardando nel menu in alto, il manifesto, che è un po' il loro credo, il percorso nel quale si identificano, le storie di successo di nomadi digitali che ci sono là fuori, e il settore delle risorse che è in continua crescita, e non ultimo anche le news, che sono sempre molto interessanti e che loro raccolgono dalle fonti più diverse là fuori, siti italiani e siti stranieri, prendono tutte le news migliori che parlano del mondo dei nomadi digitali. Problema da intercettare nel prossimo caso è quello di analizzare un quadro, capire un dipinto. È il progetto di Michelangelo, non a caso il suo nome si lega in maniera perfetta alla sua nicchia. Cosa ha fatto Michelangelo? Ha creato una serie di video davvero fatti molto bene, dove spiega, zooma, ingrandisce, dettaglia la storia, i motivi, le geometrie che ci sono dietro i grandi quadri dei grandi pittori, e dà la possibilità poi, attraverso delle guide e degli ebook, di approfondire questi argomenti parlando un linguaggio del tutto semplice e non tecnico, accessibile a tutti. Come analizzare un quadro, come capire un dipinto, anche questo progetto è nato completamente all'interno del Pop Campus e procede, per quello che vedo, forse c'è un po' di pausa adesso nel periodo estivo, facendo sempre delle cose molto interessanti di grande valore. Vai a dare un'occhiata. Sto per arrivare in fondo, chi mi rimane? Ce ne sono ancora due o tre, eccolo qua. Come vincere le elezioni usando internet? Questo è il problema intercettato da faicomeobama.it, un sito di nicchia dove hai accesso immediatamente a un bellissimo ebook, un PDF che racconta come Obama ha utilizzato internet per vincere le elezioni nel 2008. Trovi subito delle notizie selezionate a mano, manualmente, dalle fonti più diverse e che riguardano specificamente l'utilizzo di internet e dei social media per la politica, e quindi non posso che fare i complimenti anche a quest'altro progetto, nato nel Pop Campus da Valerio Quatrano, li ho messi tutti in fondo proprio per non dargli nessuna precedenza, che si chiama faicomeobama.it. Sta muovendo i primi passi, adesso a rientro delle vacanze appariranno altri contenuti interessanti, ma la direzione è quella giusta, nicchia specifica, offrire valore pesante, preparato, sudato, dare più cose gratuitamente prima di chiedere anche il nome e l'email, e ci sta lavorando, quindi secondo me è destinato a togliersi delle soddisfazioni anche Valerio nel prossimo futuro. In dirittura d'arrivo, come promuovere il tuo B&B su internet? Questa è una grande soddisfazione per me in questo momento, poter annunciare questo sito di nicchia, che non ti dico ancora, beh, c'è scritto lassù in alto a destra dove lo trovi, è siamoalcompleto.it. Si inaugura oggi, coglie l'occasione di questo evento per farsi conoscere al grande pubblico, è fatto da un piccolissimo con un cuore e una volontà grandissima. Lui si chiama Marcello Cosa, vedi la sua foto in basso a destra, e ha deciso di intercettare chi ha un bed and breakfast e vuole promuoverlo su internet e sui social network. I miei complimenti vanno a Marcello, perché offre davvero valore pesante, come piace dire a me, avendo creato una galleria di casi modello, cioè di siti di bed and breakfast in giro per il mondo che veramente hanno qualcosa da raccontare di interessante, dando dei consigli specifici con una, due, tre, forse quattro guide diverse relative al web marketing, ai servizi, alle tattiche, agli strumenti da usare, e con una rubrica assolutamente gratuita anche questa che si chiama Chiedilo a Marcello, dove puoi sottoporre, se sei proprietario di un bed and breakfast, tutte le domande che vuoi a lui per ottenere feedback. Accompagnato da news gratuite, è un sito che dà valore. Prima di chiedere qualsiasi cosa, non posso che fargli complimenti e raccomandarlo, un esempio, un modello veramente. www.siamoalcompleto.it,
Marcello Cosa, bravo. Come diventare un web designer freelance. Da Pop Campus arriva un designer, Mirko Disidoro, che sta muovendo i primissimi passi, ha in piedi soltanto per adesso questa landing page, che intercetta però una nicchia specifica. Mi piace la sua direzione, come diventare freelance web designer e lavorare per conto proprio, senza dover dipendere da qualcuno. Ha creato già una bellissima guida, fatta bene, ricca di informazioni, anche se chiede qua, come vedi, il nome email, io preferirei che la dasse via subito, lui ci ha lavorato così tanto che per il momento il suo percorso è di avere un attimino il braccino corto su questo, ma offre delle buone notizie a sinistra e sta muovendo i primi passi, quindi dagli il tempo e vedrai che anche il suo valore free aumenterà, perché ci sta lavorando e ci vuole del tempo per riuscire a fare queste cose bene. Quindi i miei complimenti a Mirko, che è diventato anche recentemente papà e quindi merita tutto il nostro supporto, per il suo sito di nicchia, dove vogliamo vedere sempre più valore gratuito per poter apprezzare e capire quanto in gamba sei, Mirko. Come diventare un web designer freelance, www.freelancewebdesigner.it. Penultimo, quindi quattordicesimo, come trovare una nicchia di mercato online. Non posso che fare i miei complimenti a una persona che è partita completamente da zero, con conoscenze di web, di presentazione, impaginazione praticamente minime, ma che ci ha messo così tanta buona volontà che è riuscito a arrivare dove sta adesso. Va complimentato, va indubbiamente complimentato, perché cosa aiuta a fare? Aiuta a trovare la nicchia giusta, guidandoti nel capire quali sono le tecniche, gli strumenti giusti, e inoltre fa il lavoro a casa per te, cioè cerca lui quali sono le nicchie, le frasi chiave che funzionano. Qui su questa schermata della home page a sinistra è a disposizione, senza dover mettere né nome né email né nulla, una bella guida di nicchie online ad alto potenziale, la puoi scaricare subito. A destra ti dà di più, se vuoi scoprire altre 25 nicchie emergenti ad alto potenziale puoi farlo, in più ti offre anche lui notizie che seleziona a manovella tutti i giorni, che riguardano come individuare le nicchie, appaiono nella parte più bassa della pagina. Questa è solo una mia esplorazione iniziale, lui si chiama Francesco Campa, è a Palermo e gli faccio tutti i miei complimenti per quello che è riuscito a fare, è un pioniere e sta muovendo i suoi primissimi passi, quindi mi fa piacere avergli fatto questa sorpresa e averlo potuto mettere insieme a questi altri siti che meritano davvero un occhio di rispetto, sia per la direzione sia per quello di utile che stanno producendo. Ultimo o penultimo, mi sembra ancora, allora era 13 quello di prima. Anche questo è un sito di nicchia, i primissimi passi, ed è Vivere di Scrittura, è dedicato a coloro che vogliono imparare a pubblicare un libro senza avere un editore, quindi parliamo in questo caso di imparare quali sono i passi da fare, quali sono i servizi utilizzabili per poter bypassare l'editoria tradizionale. Autore è un ex studente del Pop Campus, Roberto Tartaglia, che ha realizzato veramente un bellissimo progetto, si presenta molto bene, ha pubblicato ultimamente dei video e delle guide che riguardano come imparare queste cose. Non posso che fargli i miei complimenti e sperare di poter collaborare ancora di nuovo con lui per mandare ancora più avanti il progetto. Ed in dirittura d'arrivo, forse ha avuto modo di conoscerlo con me qualche settimana fa, c'è Luca Taglialatela, che è riuscito a individuare la sua nicchia nel fornire informazioni a chi si vuole mettere in regola con il fisco. Offre una guida gratuita di 3 regole base e sta sviluppando altro materiale. Ha insegnato recentemente il corso online come ospite speciale insieme a me, relativo proprio al come e quando aprire la partita IVA per tutti coloro che hanno delle attività commerciali online e tutte le regolamentazioni che riguardano i pagamenti, le tasse, le incombenze varie, che si chiama Fisco sul Web. Anche lui fornisce informazioni gratuite e tutto ciò che serve di sapere a chi vuole, facendo un'attività commerciale online, mettersi in regola con le
con il fisco, appunto, e credo di essere arrivato puntualmente in dirittura d'arrivo. Vediamo se c'è qualcosa che mi sono dimenticato. No, allora ti lascio la parola a te, che di solito ricompari sempre a questo punto. Well, Robin, sì, ma una volta individuata la mia nicchia, che tipi di contenuti dovrò realizzare, secondo te, per essere visibile su Google e aumentare da subito la mia reputazione? Per raggiungere quegli obiettivi, amico mio, dovrei realizzare dei contenuti di valore pesanti, come li chiamo io, e se vuoi approfondire l'argomento non devi fare altro che prenotarti per il prossimo evento, mercoledì prossimo, stessa ora, stessa frequenza, 12 esempi di contenuti di valore pesanti che ti fanno vedere come in alcuni casi qualcuno dei siti che hai visto oggi, ma altri siti di nicchia diversi da questi, e grazie a tutti i suggerimenti che mi state mandando, riescono in effetti a creare dei contenuti specifici che non sono semplicemente degli articoli, che non sono semplicemente dei blog, ma che vanno oltre e si distinguono dagli altri proprio per l'immediata utilità e valore che offrono. Ti puoi iscrivere subito seguendo la URL che vedi qui in basso, bit.ly 12 esempi contenuti valore, e se ti iscrivi puoi scaricare gratuitamente la lista top 30 nicchie 2012, che è l'aggiornamento di quella fatta nel 2011, dove ho presentato 15 nicchie interessanti, l'ho aggiornata con un bel po' di novità. Penso per chi si sta affacciando per la prima volta al discorso di un sito di nicchia possa essere di spunto e di ispirazione. Per maggiori informazioni mi trovi a tutti questi indirizzi qua, in particolare su Facebook Robin Good Italia, il posto migliore dove venirmi a fare delle domande. È inutile che mi scrivi delle email perché non rispondo, non per essere scortese, ma perché sono talmente tante che preferisco rispondere a chi vuole condividere pubblicamente la sua domanda. E io ho completato la mia opera per questo webinar su 15 siti di nicchia che risolvono un problema specifico.